Mentre la Corte Penale Internazionale all'Aia apre un'indagine preliminare sui crimini che si stanno commettendo in Repubblica Centrafricana, nel paese si sta consumando un vero e proprio esodo. I musulmani sono inseguiti dalle milizie cristiane. Il nostro corrispondente ha incontrato Catherine Samba Panza, primo presidente donna del paese. Je saurais balayer d'une main les questions impromptues. Je ne pas une seconde. Je sais que vous travaillez sans notes. Je ne reviens plus dessus. È giusto, dice, che delle violazioni dei diritti dell'uomo non restino impunite, perché senza la giustizia non potremmo mai riportare la pace in Repubblica Centrafricana. Ciascuno dovrà rispondere dei propri atti. Un certo numero di persone si sono macchiate di atti irreprensibili e ne risponderanno. Non è il mio ruolo quello di proteggere banditi o politici corrotti. Ognuno di loro risponderà dei propri atti di fronte al Tribunale Penale internazionale. Ou des agitateurs qui ont amené ce pays dans la situation que nous connaissons en ce moment. Je ne protégerai personne. Chacun répondra de ses actes devant le tribunal international. L'inchiesta formale parte a pochi giorni dall'arrivo della missione militare europea che, secondo fonti diplomatiche, sarà dispiegata tra fine febbraio e i primi di marzo a sostegno dell'azione della Francia. In questi giorni l'Unione Europea sta mettendo a punto i dettagli per il quartier generale e la catena di comando per cercare di fermare questa terribile spirale di violenza.